Un uomo normale, davanti alla fotografia di un gruppo di alunne. Se dovesse indicare la più bella, non è detto che sceglierebbe la ninfetta. Bisogna essere artisti, folli. Bisogna essere pieni di vergogna, di malinconia, di disperazione, per riconoscere in mezzo alle altre il micidiale demonietto. Spicca tra le ignare compagne. La sua colazione, professor Humbert. Inconsapevole anche lei del proprio fantastico potere. Era Lo, nient'altro che Lo, al mattino. Dritta, nel suo metro e mezzo e un calzino solo. Era Lola, in pantaloni. Era Dolly a scuola. Era Dolores, sulla linea punteggiata di documenti. Ma tra le mie braccia fu sempre Lolita. La guardai ed ebbi la consapevolezza, chiara come quella di dover morire, di amarla più di qualsiasi cosa avessi mai visto o potuto immaginare. Dolores, hai rifatto il letto? Ma c'era qualcosa di molto particolare in quella sensazione, una costrizione oppressiva e ripugnante. Sei un mostro orrendo. Lascia che ti spiego. Non fare un passo! Il veleno era nella ferita ormai, una ferita che non si sarebbe mai più rimarginata. Ho visto passare una berlina blu. Una lilla va bene lo stesso. No, non l'abbiamo vista. Va bene, ho capito, grazie. Dove diavolo l'ha trovata? È mia figlia. Che menzogna. Non lo è. Malgrado i nostri continui litigi. Dove hai nascosto i soldi? Non mi toccare, pervertito! Malgrado i suoi capricci, le sue smorfie, e il pericolo e l'insensatezza di tutto quanto. Uccidimi, come hai ucciso mia madre! Malgrado tutto, ero in paradiso. Un paradiso illuminato dai bagliori dell'inferno. Comunque, un paradiso. Lei era mia. No, no! Luce della mia vita. Fuoco dei miei lombi. Mio peccato. Mia anima. Lolita.